Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, per raccontarvi quanto scrive Padre Pio al suo padre lettore, Padre Agostino. Siamo nel 1913 e Padre Pio aveva 26 anni. Scrive qualcosa di forte e proprio per questo vi invito tutti voi a recuperare l'epistolario numero 1 e andare a leggere la lettera del 18 gennaio del 1913, dove Padre Pio racconta al suo padre guardiano che il Signore gli aveva detto: l'amore si conosce nel dolore e questo lo sentirai nel corpo. E fu proprio così che gli raccontò quello che accadde qualche sera prima dagli impuri apostati. Infatti era già notte avanzata e questi, ovvero i demoni, incominciarono il loro assalto con un rumore indiavolato. Sebbene nulla vedesse in principio, Padre Pio capì però che era stato prodotto da uno strano rumore. E tutt'altro che spaventarmi, scrive, mi preparai alla pugna con un beffardo sorriso sulle labbra verso costoro. Allora sì che mi si presentarono sotto le più abominevoli forme, per farmi prevaricare incominciarono a trattarmi a guanti gialli, ma grazie al cielo li strigliai per bene, trattandoli per quello che valgono, e allorché videro andare in fumo i loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gettarono a terra, mi buttarono e mi bussarono forte, forte, buttando per aria guanciali, libri, sedie, emettendo in pari tempo gridi disperati e pronunziando parole estremamente sporche. Fortuna, scrive Padre Pio, che in quel periodo era a Pietrelcina, che le stanze vicine e anche sotto la stanza dove io mi trovo sono disabitate. Ne mosse lagnanza al suo angiolino e questi, dopo avermi fatto una bella predichina, soggiunse: ringrazia Gesù che ti tratta da eletto a seguire lui da vicino per l'erta del Calvario. Io vedo anima affidata alla mia cura da Gesù con gioia e commozione. E poi Padre Pio termina questa lettera scrivendo quella frase, quell'espressione che spesse volte abbiamo ascoltato. Io sono il trastullo di Gesù bambino, come lui spesso mi ripete, ma quel che è peggio, Gesù ha scelto un balocco di nessun valore. Mi dispiace solo che questo balocco da lui prescelto imbratta le sue divine manine. Mi dice il pensiero, scrive Padre Pio a Padre Agostino, che qualche giorno mi butterà in un fosso, per non più scherzarvi. Ne godrò, non merito altro che questo. E poi ringrazia il suo padre guardiano per le applicazioni e saluta tutti i suoi confratelli.